Alessio, grazie a tutti per la collaborazione, per l'organizzazione di questo webinar. Grazie naturalmente a Vanni Resta, che insomma, è il nostro amico e soprattutto esperto di queste materie, e con il quale appunto facciamo questa esperienza di questo ciclo di programmazione che adesso cerco di illustrare brevemente prima di lasciare la parola a Vanni per questo primo webinar. Come immagino molti di voi sanno, IFEL è da tempo che segue, diciamo, il tema dei fondi diretti della Commissione europea nell'ambito, delle attività, che realizza sul tema degli investimenti pubblici. Noi ci occupiamo sia della parte corrente di investimenti, cioè quelli che vengono finanziati dal bilancio ordinario dello Stato, anche degli enti locali, naturalmente delle regioni. Poi abbiamo un focus specifico sulle risorse straordinarie. Per risorse straordinarie, diciamo, intendiamo le risorse che vengono utilizzate per investimenti a valere su bilanci diversi da quelli appunto dello Stato, degli enti locali e delle regioni, prevalentemente sul bilancio comunitario, per cui noi il nostro focus lo indirizziamo, la nostra attenzione la indirizziamo tradizionalmente sulla politica di coesione, però manteniamo anche una finestra aperta sui fondi diretti che, come sapete, è una partita che si gioca su altre rubriche di bilancio diverse dalla coesione, ma che devono essere iniziative che devono essere fortemente raccordate agli interventi che si fanno sulla politica di coesione e con le politiche europee. Il ciclo di seminari di quest'anno, appunto, che si avvale della collaborazione di Vanni Resta, che come sapete è un esperto europrogettista, anche valutatore della Commissione, quindi ha un punto di vista di chi accompagna gli enti territoriali, le amministrazioni, anche i soggetti privati a realizzare progetti, ad inquadrare questi progetti in un orizzonte anche strategico. L'abbiamo scritto anche nella presentazione di questo ciclo di seminari. Occorre avere informazione su quello che offre la politica, le politiche europee, il bilancio europeo. Ma bisogna anche avere una certa postura, di programmazione, un orientamento strategico per far sì che queste iniziative si collochino in un quadro, diciamo, di un quadro di programmazione che ne consenta appunto di estrarre il maggior valore aggiunto. I tre seminari avranno appunto un focus su questa dimensione anche strategica, con una. Oggi una particolare attenzione anche al programma più importante, che è l'Horizon, ma credo che poi Vanni ci farà qualche riferimento e richiamo anche ad altri programmi. Ci sarà una seconda giornata, un secondo seminario che faremo la prossima settimana, già in programma, che invece riguarderà proprio le tecniche di progettazione, di gestione del progetto. Su questo c'è una metodologia affermata, c'è persino un manuale d'uso che consente agli enti locali, agli enti territoriali di avere delle informazioni precise su come fare questo tipo di progettazione, su come usare anche la consulenza esterna, perché sappiamo che per fare queste attività c'è bisogno anche di expertise esterni, i comuni non possono fare tutto. Dal nostro punto di vista è importante che i comuni abbiano appunto questo quadro strategico entro cui collocare queste iniziative e poi abbiano un governo anche dei contenuti e delle cose che si fanno. È evidente che alcune funzioni anche veramente tecniche di progettazione, di rendicontazione possano essere affidate anche all'esterno, alla consulenza, agli esperti, e credo che Vanni farà anche qualche passaggio poi nella seconda giornata, non so se oggi anche su questi aspetti. Infine, non lo abbiamo ancora progettato, ma lo vogliamo progettare, vorremmo fare un ultimo incontro facendovi incontrare alcuni testimoni privilegiati, cioè vorremmo far parlare su questi temi anche a soggetti, ad amministratori, a sindaci magari che hanno avuto esperienza su questi temi per farci capire insomma quello che già si muove su questi temi ed è tanto che tante cose si muovono su questi temi. Concludo questa introduzione.
preannunciando anche per le prossime settimane un focus che faremo sul PNRR, il Piano di Nazione di Ripresa e Resilienza. Anche il piano, questo strumento è uno strumento che riguarda diciamo, le partite di finanziamento straordinario degli investimenti pubblici, comprende anche una parte importante di riforme che il Paese si è impegnato a fare con quel piano che è stato presentato in Europa. E completa appunto il nostro punto di osservazione su questi strumenti straordinari che sono stati messi a disposizione del Paese per contrastare la pandemia. Ma di questo poi daremo notizia nelle prossime settimane attraverso il nostro sito, i nostri canali social. Per adesso io vi ringrazio, vedo che siete molto numerosi, mi fa molto piacere e lascio la parola a Vanni per avviare questo primo seminario. Prego, grazie Vanni e tiro la parola. Prego. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Ho visto fra le domande che non ci sono ancora domande, ma tanti buongiorno, per cui un caro saluto a tutte le 222 persone che sono adesso collegate. Un ringraziamento al dottor Monaco per avermi invitato a fare questi seminari e a Liefel in particolare anche a tutta l'assistenza tecnica che sto ricevendo in maniera eccezionale. Ineccepibile. Ho un programma già da oggi molto molto denso. La mia difficoltà in questo momento è che non ho la contezza di chi siate queste 222 persone e quale preparazione abbiano queste 222 persone. In questi casi lo so per esperienza, succede che qualcuno, adesso sono 224, ne sa anche il più di me, no? Per cui bisogna calibrare diciamo, l'intervento sulla massima scala, chi parte da, diciamo, progettazione a chi appunto è. Per cui, insomma, in qualche modo mi scuso se dirò delle cose che sono già conosciute. E comunque c'è questa chat board per le domande e io credo molto nell'interazione. Purtroppo un webinar già di per sé ne consente poco. Mi piace qualora ci siano delle domande, che queste vengono fatte subito, non sono di quelli che dicono no, le domande le faccio Vanni, mi scusi, la prego. interrompo un attimo perché l'audio risulta essere un po' ballerino e si sente pochissimo. Quindi proviamo un attimino ad avvicinare eventualmente il microfono, se è possibile, perché va e viene, non so per quale motivo era perfettamente fruibile prima, in questo momento non lo è, quindi se riesce facciamo questo, altresì provi un attimino a parlare con il microfono vicino alla bocca cortesemente. Allora, io adesso ho messo questa bella clips per avvicinare quanto più possibile il microfono, dovrei averlo fatto. L'alternativa che possiamo fare è che lo provo a staccare e provare il microfono del PC, che magari ha più ampio spettro. Provo e così poi mi Sì, dite qual è proviamo la sua. così eventualmente, sì. Allora, questa l'abbiamo già sentita fino adesso. Invece quella dell'audio, del microfono del PC. Decisamente. Chiedo solo la cortesia di abbassare il volume, come ha fatto Ok. precedentemente con menu a tendina. Intanto, nel frattempo, mi scuso con tutti gli altri, ma sono i problemi della diretta, Adesso insomma. Eccoci. dovrebbe essere anche Sì. Oh, A lei Vanni, seguimenti, buongiorno. bene, che così non devo neanche avere gli auricolari che dà sempre più fastidio. Ok, ho fatto tutte le premesse del caso, direi che adesso cominciamo subito ad esaminare come vi dicevo, la molto densa agenda del corso. Il corso l'ho strutturato in tre parti, di cui la prima e la seconda sono comunque le più corpose, lasciando appunto comunque una parte residuale, ma vedete davvero di 5 minuti, perché so che poi alla fine nessuno fa mai troppe domande.
per cui una spazzolata come la premessa, diciamo, su come diceva prima il dottor Monaco, le differenze fra fondi diretti e indiretti, una panoramica di questi come strumenti comunque di finanza agevolata, come si appunto è stato già anticipato, parleremo, ci concentreremo su Horizon, ma vedremo sul portale, il Funding and Tender Opportunity Portal, molti fondi diretti che esistono. Vedremo poi appunto quali sono le caratteristiche e le regole di partecipazione, dicendo che comunque le regole di partecipazione sono cambiate a partire da gennaio di quest'anno con l'avvio della programmazione 21-27. Nella seconda parte vedremo, qualcuno potrebbe dire, ma perché ancora Horizon 2020 che è già finito? Intanto non è finito, ancora, e questo va detto. Lo vedremo perché è, diciamo, per parlare di Horizon Europe, che sarà poi la parte importante perché è l'attuale re dei finanziamenti diretti, fatemelo definire così, è importante conoscere Horizon 2020 perché Horizon 2020 è stata una rivoluzione rispetto ai precedenti programmi quadro. Anche nel nome, Horizon 2020 doveva essere l'ottavo programma quadro, così come Horizon Europe è il nono. Ma la rivoluzione, a partire anche dal nome, ha cambiato davvero molte cose. Per questo vale la pena, prima per conoscere bene la struttura, come funziona Horizon Europe, dare anche un accenno di Horizon 2020. Passeremo appunto, come vi dicevo, a parlare di Horizon Europe, di la fondamentale novità che è la sua struttura per missioni. Ha anche le caratteristiche, vedremo un quadro sinottico di come si compone un programma sterminato. Considerate che è un programma che ha quasi 100 miliardi di euro nel settennato, non può che essere un programma molto complesso. Poi vedremo come ultima cosa, ma andremo veramente rapidissimi perché ci sarà poco tempo, quando è stato progettato Horizon Europe, quello che è stato fatto dalla Commissione europea per valutare l'impatto economico di questo ingente, ingentissimo investimento di quasi appunto 100 miliardi di euro sul settennato con l'utilizzo di tre modelli macroeconomici, di cui due sono proprio sviluppati dalla Commissione europea, questo è Romolo, e mentre uno è celeberrimo, sono 20 anni che si usa, si chiama Mimesis, questo primo, che ha diciamo parametri molto più generalisti. Però non anticipiamo niente, vedremo tutto più avanti. Bene, allora facciamo questa presentazione, questa diciamo andiamo velocissima perché è praticamente quello che è già stato detto da Francesco Monaco, ovvero sia il funzionamento di questi dei fondi europei, le logiche tra le differenti logiche che presiedono a un finanziamento che deve sortire degli effetti in un unico paese rispetto a quello ai finanziamenti che sortiscono effetti in più paesi europei, e questo già cominciamo ad analizzare la fondamentale differenza tra finanziamenti diretti e indiretti, che adesso vedremo meglio. Partiamo subito con questa parte 1 e vediamo che diciamo subito che il problema è che è una galassia quella dei fondi europei, nella quale ci si può facilmente perdere. Tutti possono partecipare ai finanziamenti europei e in tutte le casistiche, enti pubblici, privati, associazioni, aziende, centri di ricerca, università, tutti praticamente i soggetti che hanno una valenza di tipo economico, sia essa riconosciuta o anche non riconosciuta. Noi in Italia abbiamo questa complessità di panorama, per esempio, di aziende, dove ci sono le aziende di persone, le società di persone, le società di capitali. Devo dire, siamo uno dei pochi paesi europei che ancora mantiene questa distinzione. Comunque, la cosa importante è che tutti possono accedere a questi finanziamenti europei. Qui vediamo appunto le analogie e le differenze.
tra appunto queste due forme di finanziamento, quello diretto e quello indiretto. Ma prima di ciò facciamo una breve carrellata su quello che sono gli strumenti di finanza agevolata, visto che fondi europei diretti e indiretti, lo vedete, ho messo questa lettera E in rosso, perché è una parte importante degli strumenti di finanza agevolata. E gli altri quali sono? Vedete, ci sono strumenti veramente di varia natura, si va dai contributi ai a fondo perduto, di cui appunto i finanziamenti europei fanno anche parte, poi vedremo meglio, circostanzieremo e cercheremo di evitare una trappola, che è quella che vede appunto le differenze tra un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato. Gli altri sono garanzie al credito, sgravi fiscali, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la legislazione che presiede, che sancisce questi strumenti di finanza agevolata, si va appunto dalla legislazione comunitaria, che ha sempre più spazio, per cui i fondi sono sempre più di natura europea, più con l'avanzare del tempo, fino alla legislazione nazionale e a diversi livelli di legislazione nazionale. Vediamo subito i contributi a fondo perduto. Contributi a fondo perduto si distinguono in cinque categorie importanti. Sono i contributi in conto capitale, che servono, vedete, l'ho messo proprio sottolineato in rosso, ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa. Per cui servono per fare degli specifici investimenti e per delle volte anche coprire i costi di gestione. Non è richiesta alcuna garanzia al beneficiario, generalmente, e a meno che appunto non si preveda l'erogazione di un anticipo. Questo avviene anche per i finanziamenti europei specialmente diretti. Qualora la solvibilità, diciamo, la forza economica del soggetto al quale si concede il contributo non è chiara e non è giudicata soddisfacente, allora può essere chiesta una forma di garanzia. O per quanto riguarda i fondi europei, c'è anche un fondo di garanzia a tutela di ciò. E altri sono i contributi in conto impianti, per appunto ridurre il costo di acquisto dei beni ammortizzabili, per cui concorre, questo facciamo anche una cosa un po' da commercialisti, guardiamo anche gli aspetti fiscali, concorre alla formazione del reddito di esercizio, mentre il contributo in conto capitale è, come si dice, come direbbero i commercialisti, appunto una sopravvenienza. Poi ci sono i contributi in conto esercizio, niente di particolare, e sono quelli per i costi di gestione. Esistono anche i contributi in conto interessi, per i quali appunto si stipula un contratto di prestito e servono a ridurre il costo del tasso di interesse che è erogato dall'ente creditizio, insomma dalla banca, il cui fondamento principale è sempre un tasso, anche qui europeo, che è, come è noto, l'Euribor, per cui diciamo a partire da questo tasso poi gli istituti creditizi applicano i loro e con un contributo in conto interessi si riduce appunto questa percentuale. Esiste anche se un po' più, come dire, meno adoperato, un contributo in conto canoni, qualora si prenda in locazione finanziaria, in leasing, un bene, i contributi in conto canoni servono appunto per ridurre la rata o il canone. Vediamo viceversa passiamo ai finanziamenti agevolati. Vedete, il finanziamento agevolato è sicuramente una forma di prestito, no? Che può essere dato sicuramente da una banca, da un istituto creditizio, ma anche da un ente erogatore pubblico, una finanziaria regionale, per esempio, appunto in risposta a specifiche convenzioni nazionali o regionali. A questi finanziamenti agevolati ovviamente sono applicati i tassi di interesse che, se sono agevolati, debbono per forza essere inferiori a quelli di mercato. Ricordate sempre il caveat del punto di partenza del tasso di interesse.
Alcuni appunto possono anche essere proprio a tasso zero. La possibilità di richiedere finanziamenti è molto importante per, soprattutto per le start-up o gli spin-off di alcune altre aziende o anche per i liberi professionisti che vogliono in qualche modo investire in progetti innovativi o semplicemente sviluppare le loro attività anche i locali, i loro studi per quanto riguarda i liberi professionisti. E questo è importante. Allora, adesso abbiamo detto finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. Attenzione, prima vi ho parlato del trappolone, perché qualcuno dice che io ho avuto un finanziamento a fondo perduto. Ecco, un finanziamento a fondo perduto, cioè la metà delle due cose. Non è niente, non significa niente. Noi possiamo avere o un finanziamento o un contributo a fondo perduto, ma non un finanziamento a fondo perduto. Un finanziamento agevolato viene erogato anticipatamente e deve essere restituito con delle rate mensili. Un finanziamento a tasso agevolato, come si diceva prima, si pagheranno meno interessi rispetto a un prestito bancario classico. Facciamo questo piccolo esempio: se viene concesso un finanziamento da 25.000 euro, si avranno tutti oggi e si restituiranno poi un tot al mese con i dovuti interessi. Un contributo a fondo perduto invece funziona esattamente, non quasi, potevo levare quel quasi, proprio all'opposto, perché il beneficiario di un contributo da 25.000 euro li deve prima spendere, questi 25.000 euro, di tasca sua e soltanto dopo averli spesi verrà rimborsato, gli verranno restituiti senza ovviamente dovere alcun tasso di interesse. Il meccanismo funziona esattamente all'opposto. Anche per questo caso si possono avere i contributi a fondo perduto, come capita per i finanziamenti diretti, che hanno un cosiddetto advance payment, cioè un pagamento, un'erogazione anticipato, un anticipo di questa di questo, scusatemi, cadevo anche io nel trappolone di questo contributo, che poi viene erogato per saldi di avanzamento dei lavori. Ecco, garanzia di credito, andiamo veramente velocissimo perché a noi interessa molto molto poco. Sono voci che in un corso di europrogettazione devono essere messe, ma insomma, oltretutto sono cose che sono di dominio pubblico. La stessa cosa equivale anche per gli sgravi fiscali e contributivi. Che appunto l'unica cosa notiamo qui in rosso che assolvono una funzione indiretta comunque di finanziamento da non confondere con un finanziamento indiretto. Poi vedremo bene il perché. Fatta questa breve, diciamo, introduzione che era però d'obbligo, passiamo subito ai fondi europei diretti. Allora, perché sono diretti? Perché sono direttamente gestiti dalla Commissione europea, non proprio dalla Commissione europea, dalla Commissione europea e diciamo da alcune agenzie esecutive che sono state costituite proprio per gestire i finanziamenti. Qualche anno fa, qualche lustro fa, era solo la Commissione europea che gestiva direttamente tutti i finanziamenti. Poi, siccome voi sapete, la Commissione europea è l'organo esecutivo della Commissione, per cui ha in capo il funzionamento vero dell'Unione europea, per alleggerirla, diciamo, da questa enorme mole di lavoro che è la gestione dei finanziamenti diretti, sono state create queste agenzie, come per esempio la EACEA, vedete qua l'agenzia nazionale, l'agenzia esecutiva per la comunicazione di audiovisivi della Commissione europea, ma anche agenzie che lavorano per conto di alcune direzioni della Commissione europea, ma sono localizzate su livello nazionale. Agenzia Nazionale per i Giovani è quella che mi viene in mente, l'ISVAS è un'altra che gestiscono parte di un finanziamento europeo che è Erasmus Plus, di cui poi parleremo. Una cosa importante è che i finanziamenti europei sono strutturati in programmi tematici, poi c'è anche strumenti per l'assistenza esterna,
per quanto riguarda il funzionamento, ma diciamo che il programma tematico è l'ossatura sul quale si basa un finanziamento europeo diretto. Vediamo invece come la controparte applicativa del fondo è la sovvenzione. È importante perché la sovvenzione o grants è il contributo che è legato specificamente a un progetto che risponde a una call for proposal, che ha, diciamo, a top down, risponde prima alle policy, alle politiche dell'Unione Europea, poi a quelle del programma e poi piano piano a quelle della call for proposal. Adesso ci sono anche in Horizon Europe le cosiddette destination di cui parleremo, che sono gruppi di call for proposal. E le call for proposal, il livello più basso è il singolo topic, il singolo argomento. Però vedete che i progetti, i fondi europei diretti non hanno soltanto grants, ma hanno anche tender, ciò che noi in italiano possiamo solo che tradurre con il termine appalto. Ovvero, quando la Commissione europea o le diverse istituzioni europee vogliono acquistare beni e servizi od opere, anche loro fanno dei bandi delle gare d'appalto che non sono più call for proposal, ma call for tender, e quindi possono ricevere finanziamenti europei diretti. Già da questo capiamo. Perché c'è il centro, la centrale unica di accesso ai fondi europei diretti, ma non solo, si chiama Funding and Tender Opportunity Portal, quello che io sono solito abbreviare come FTOP, proprio Funding and Tender Opportunity Portal, che adesso andremo a vedere proprio perché è sempre di più il punto unico di accesso per accedere ai fondi diretto. Eccolo qua, vedete, questo vi ho preso una schermata della pagina iniziale del Funding and Tender. Vedete, qui ci sono i funding programs e come vi ho riportato in rosso, questa pagina che stiamo per vedere, potremmo vederla anche online collegandosi qui, non so, il PDF c'è il link, per cui nel materiale che vi verrà distribuito, se ci fate clic sopra, accedete direttamente a questa pagina. Di questi 53 fondi che riporta, 20 sono diretti. Andiamoci lì a vedere qualcuno, perché sennò dovremmo metterci soltanto, impiegare molto più del tempo di questa singola lezione, mentre abbiamo solo ancora un'ora, per parlare di tutto quanto. Ecco, il numero uno è Horizon Europe, ecco, l'ho dovuto mettere perché, ripeto, è il re dei finanziamenti diretti. Poi vedete, alcuni sono delle star, sono molto conosciuti e alcuni sono un po' meno. Ho messo anche, evidenziato in rosso, Erasmus+, perché da oltre 30 anni milioni, perché si parla proprio di milioni di ragazzi, vanno in giro a studiare per l'Europa grazie a questo programma che è appunto diretto. Molto conosciuto anche Creative Europe, per dirne uno, o Solidarity Corp. C'erano altri programmi che sono, diciamo, molto importanti, che hanno cambiato pelle. Uno era Europe for Citizens, che adesso ha cambiato pelle e nome. Pelle perché, diciamo, è stato riorganizzato, accorpato con altri fondi di tipo diretto. Adesso si chiama CERV, vedete, Citizen Equality Rights and Value. Questa è la nuova configurazione. Ma vedete che poi ci sono anche i fondi indiretti, per esempio questo è il fondo per la pesca e il fondo sociale europeo, che adesso si chiama Fondo Sociale Europeo Plus, e gli altri fondi, questa volta indiretti. Ecco, vediamo le caratteristiche. Abbiamo già detto che un finanziamento diretto come caratteristica presuppone un partenariato internazionale, transnazionale, che deve si compone almeno di generalmente, poi dipende, qualche programma deroga anche a questo, almeno tre partner siti in tre diversi stati che sono membri dell'Unione Europea, ma possono anche essere degli accession countries, oppure cioè dei paesi che stanno per aderire o dei paesi che hanno un rapporto di collaborazione.
anche qui lo vedremo meglio tra un pochino. Abbiamo già parlato delle alcune agenzie che mettono in piedi anche dei sistemi per poter aiutare a cercare dei partner. Se io ho idea di aderire a un progetto, rispondere al call for proposal e non so come fare per crearmi la mia partnership transnazionale, per esempio le ASME, le Executive Agencies for Small and Medium Enterprises, oppure la REA, che è la Research Executive Agency, oppure tanti altri strumenti sono messi in piedi proprio per aiutare nella ricerca partner. Una cosa importante è che i fondi diretti anche possono anche non finanziare il 100% dei costi del progetto. Vedremo che questa cosa sta mutando nel tempo perché si tende sempre di più laddove è più rischioso presentare l'argomento del progetto e tanto in quel caso è sempre più alta la percentuale di cofinanziamento. Un progetto di ricerca è finanziato al 100%, un progetto di innovazione no, è finanziato al 70%, ma vedremo meglio anche queste cose. Adesso è importante vedere la ripartizione dei fondi diretti per regione, perché c'è questo mantra che segue noi europrogettisti e io per me è una spina nel fianco. Io sono un europrogettista da 25 anni, per lo più per finanziamenti diretti. Mi sono sempre occupato, adesso ho finito l'altro giorno, il 7 è scaduta la prima importante gruppo di call for proposal di Horizon Europe. Io ho presentato due progetti, il 21 ne scade un'altra, sempre di Horizon Europe, per cui io questo faccio. E sentir dire che l'Italia non è, il nostro paese non è efficiente nel reperire finanziamenti europei, a me dà fastidio e vi farò vedere perché. E certo, non si può dire che noi siamo i più bravi. Anzi, per la nostra performance, per quanto riguarda i finanziamenti, e qui facciamo un altro distinguo tra finanziamenti diretti e finanziamenti indiretti, è notevole. Noi siamo bravi come gli altri paesi europei a reperire finanziamenti diretti, siamo assolutamente scadenti nel reperire, nell'utilizzare i finanziamenti indiretti. Vi darò contezza di ciò. Ecco, vedete, ci sono delle regioni che sono comunque virtuose, il Lazio sta all'89%, ma è un po' falsata questo istogramma, perché nel Lazio c'è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per esempio, che è il più grande percettore di finanziamenti europei diretti dei fondi Horizon, per esempio. Vedete, poi ci sono sorprendentemente anche l'Abruzzo, la Lombardia, il Friuli, Venezia Giulia che si collocano ad alti livelli e ci sono invece delle regioni che un pochino segnano il passo e su queste regioni c'è tanto da fare e c'è da lavorare. Mi preme sottolineare che a livello di innovazione l'Italia, la creatività italiana può tranquillamente esulare da questa da questa percentuale di spendita di fondi diretti, perché le idee creative ce l'ha tutta in Italia, sono tutte in Italia. In queste regioni che purtroppo hanno gli istogrammi più bassi, forse manca la capacità di trasformare un'idea in un progetto, manca, diciamo, è minore. So che collegati ci sono delle amiche, degli amici calabresi, io ho fatto delle lezioni anche di europrogettazione sia all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove abbiamo fatto dei bellissimi progetti, sono uscite fuori delle idee molto innovative e molto belle, per cui ci tengo proprio a sottolineare che qui la differenza tra questi istogrammi e questi è soltanto forse la capacità di presentare un progetto, di scrivere un progetto e di assemblare una partnership di un certo tipo. Abbiamo parlato dei fondi diretti, facciamo anche un cenno dei fondi indiretti. Vedete, ci sono i fondi indiretti, abbiamo detto che non sono gestiti direttamente, ma c'è una mediazione. Questa mediazione avviene da organi del siti negli Stati membri. Laddove sono i ministeri o la presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda i fondi coesione,
si parlerà di piani operativi nazionali, ma la grande parte è gestita a livello regionale nel nostro paese e attraverso i piani operativi regionali, i famosi POR. Questi sono gli enti mediatori. Per questo, si legittima la definizione di fondo indiretto. Questi fondi hanno i fondi strutturali di investimento, si chiamano, vedete l'acronimo, si sente parlare anche di fondi SIE. Ci sono appunto alcune, quando non sono le regioni, ma i piani operativi nazionali o alcuni fondi sono direttamente gestiti da alcuni ministeri. Faccio per esempio il fondo sull'immigrazione, il FAMI, è gestito dal Ministero dell'Interno, per dirne uno, o il Fondo Sociale Europeo Plus, che è del Ministero del Lavoro. Ecco, per cui c'è questa, diciamo, comunque una diversa entità nazionale, un diverso livello di gestione sui fondi indiretti. I principali, diciamo, le stelle sono questi cinque che vi ho messi qua, che sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è quello più visto anche, se, sicuramente ognuno di voi sarà capitato di passare di fronte a un sito archeologico, una chiesa e vedere la bandiera dell'Unione Europea con il cartellino che cita che il restauro o la conservazione dell'opera avviene grazie anche al contributo del FESR, cioè il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Un'altra star, appunto, è il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il FEASR, e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, è il FEAMP. Ecco che appunto abbiamo parlato anche un po' di fondi indiretti. Ecco, qua c'è da fare appunto la tirata d'orecchi al nostro paese, perché bisogna guardare la performance italiana. La guardiamo sempre sulla precedente programmazione 14-20, perché è quella sui quali abbiamo i dati. Vedete che siccome c'è sempre un cofinanziamento sui fondi indiretti anche dal governo italiano, noi possiamo dire che comunque in Italia, facciamo prima il quadro generale, a livello di 28, perché c'è ancora l'Unione Europea in questi dati, sono stati, vedete, distribuiti 451 miliardi nel settennato precedente, 14-20, come dicevo, che appunto uniti alle compartecipazioni cubano alla fine, movimentano un giro di soldi pari a 632 miliardi di euro. Al nostro paese nel settennato sono andati 44,7 miliardi di euro. Questi dati li trovate su Cohesion Data, questo link che è qua sotto. E, tra l'altro l'Italia è nel podio perché è il secondo percettore a livello dei 28 paesi europei per quanto riguarda i fondi indiretti. Il primo è la Polonia con 86 miliardi, la seconda è la Spagna che ne ha avuti circa 40. Questo significa che a noi italiani, un conto è qua, i soldi che abbiamo ricevuto e ohimè un altro i soldi che siamo riusciti a spendere o impegnare, che lì fa, cioè il calo famoso delle braccia e di tutti gli arti, no? Per cui vedete, è importante questa affermazione, si può dire che ogni 10 euro che sono stati stanziati nel settennato precedente dall'Europa, uno è finito in Italia. E questo è un dato fondamentale. Come abbiamo de detto, appunto, se noi assommiamo i soldi che sono stati erogati alla Commissione europea come finanziamenti indiretti, vediamo che oltre ai contributi abbiamo una movimentazione di circa 142 miliardi di euro. Anche qui questi dati sono sul Open Coesione. Mi dispiace che non c'è nel tempo, nel modo di collegarsi, ma se no c'è un sofisticato sistema di statistico, di motore statistico a questo link dell'Open Coesione dove trovate questi dati. Non ci dilunghiamo di più, abbiamo detto che erano soltanto dei cenni.
Abbiamo in qualche modo inquadrato che cos'è un fondo diretto e quali sono le differenze con un fondo indiretto. Ribadiamo e risottolineiamo che un fondo diretto deve avere un impatto in più paesi dell'Unione Europea, per questo necessita di un partenariato internazionale, di una partnership internazionale. Il fondo diretto no, sortisce effetti a livello locale. Anche di piccole dimensioni, e questo legittima la richiesta anche di partner che sono situati soltanto a diversi livelli istituzionali negli Stati membri. Passiamo direttamente alla parte 2, vediamo Horizon 2020. Anche qui vediamolo velocemente, anche se voglio fare, ho preparato un focus sui numeri perché è molto importante vedere i numeri. Ripeto, per quelli che vedo che qualcuno si è collegato un pochino in ritardo. Scusate che mi sto perdendo qualche domanda, questa è una cosa che mi capita spesso. Allora, che si intende per fondi strutturali? Penso di aver risposto, parlo a Matteo Pranzetti. Nicola, Antonio Carlomagno, il fondo 14-20 è da ritenersi concluso? O è ancora possibile attivare i fondi? No, è ancora possibile attivare i fondi. Certo, la cosa che adesso sentivo il ministro Carfagna che diceva che praticamente la performance finale dei fondi, della spendita dei fondi è pari intorno, dell'impegno dei fondi è pari intorno al 30, dal 30 al 35% dei fondi a disposizione. E questo significa che gli altri, il complemento a 100 sono opportunità mancate, opportunità perse. Non è questa la sede per concentrarsi sul perché ciò accade. Sicuramente questo è un problema non di facile soluzione, ma deve essere affrontato. Ecco, adesso abbiamo visto che insomma, la performance italiana è scarsa per quanto riguarda i fondi indiretti. Vediamo invece adesso, dopo aver fatto questo focus su Horizon 2020, cosa ha fatto l'Italia in Horizon 2020 in tutto il settennato, dal 14 al 20. Dicevo, a beneficio di chi si è collegato in ritardo, che parliamo ancora di Horizon 2020, anche se qualcuno dice che è finito, anche se in realtà non è finito, ma alcuni progetti, pensate, dureranno fino al 2026, finanziati da Horizon 2020. E quasi si potrebbe quasi anche dire che non è finito come call for proposal, perché l'ultima call for proposal, anche se si trattava di un award, di un premio, sono stati a settembre è mese scorso, per cui ancora è appunto tutt'altro che finito anche Horizon 2020, un po' come si diceva prima per i PON 14-20. Parliamo di Horizon 2020 perché è la premessa fondamentale, dicevo, verso Horizon Europe, perché è stata veramente una rivoluzione rispetto ai precedenti programmi quadro. Mentre Horizon Europe si può dire che è un'evoluzione di Horizon 2020, Horizon 2020 è stata una rivoluzione rispetto al settimo programma quadro. E questo è fondamentale. Perché lo è stato? Intanto perché per la prima volta si è deciso di finanziare ricerca, un blocco fondamentale, e innovazione. Per cui a questi due blocchi, che prima erano separati, perché prima nel settimo programma quadro c'era per la ricerca il settimo programma quadro e per l'innovazione c'era CIP, Competitiveness Innovation Program, che finanziava appunto competitività e innovazione, in Horizon 2020 sono stati accorpati. In più, cosa si è aggiunto? Si è aggiunta anche una idea fondamentale, che è quella di finanziare ricerca e innovazione, questi due blocchi, ma anche declinate come sfide sociali. E questo è un grosso terzo blocco. Infatti, vedremo che la struttura di Horizon 2020, ma Horizon Europe l'ha mantenuta quasi intatta, prevede proprio questi tre pillars, questi tre blocchi. Anche l'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia è stato creato come entità dentro il programma 2020, Horizon 2020, e anche questo è stata una cosa importante.
Il budget complessivo nel settennato è stato il programma più ambizioso prima di Horizon Europe, ovviamente, ha finanziato 78,6 miliardi a prezzi a valori considerati 2019, per cui se noi attualizziamo a 2020, questa cifra sale ancora. Poi vedremo che purtroppo c'è un balletto di cifre per quanto riguarda anche la dotazione dei programmi europei, e questo è dovuto al fatto che qualcuno li attualizza a un anno piuttosto che al corrente, cioè se sono considerati a prezzi correnti o a prezzi costanti con un anno di riferimento. Vediamo le caratteristiche principali di Horizon 2020. E ovviamente investire in posti di lavoro, considerate l'anno in cui è partito, il 2014, questo significa che è stato programmato, si è cominciato a parlare a partire da qualche anno prima, l'Europa è in preda alla morsa della crisi economica, per cui la crescita, e l'occupazione sono i valori macroeconomici più importanti. Per questo il punto, l'obiettivo principale è questo, ma anche prendersi cura delle condizioni dell'Unione, in cui versa l'Unione Europea, anche per quanto riguarda, e questa è una grande novità, la sicurezza e l'ambiente. Si comincia a parlare di climate change, di global warming, e questi problemi, queste sfide sono tutte ricomprese in Horizon 2020, a maggior ragione ovviamente adesso in Horizon. Ovviamente la terza obiettivo principale è quello di rafforzare la posizione globale europea per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione tecnologica nei confronti degli altri blocchi, gli Stati Uniti, ma la Cina, l'India, il Giappone, eccetera, eccetera. Per cui è fondamentale avere questa comunque tripartizione di obiettivi importanti, e anche il fatto di considerare l'innovazione in tutti, declinate in ogni modo, dall'innovazione di base, che possiamo parlare di ricerca, ricerca da laboratorio con le provette, fino a forme di innovazione che sono il cui contributo è dato soltanto per portare questa innovazione sul mercato, cioè siamo lontanissimi dalla ricerca, ma siamo già arrivati a delle soluzioni che sono pronte per essere commercializzate e hanno bisogno però di un aiuto per avere questa spinta, questa introduzione verso il mercato. Fondamentale, lo ribadisco qua, considerare le sfide sociali che anche l'Unione deve considerare, e questo appunto un blocco, un pillar. E poi ovviamente rispetto al settimo programma quadro SCIP si è cercato sempre di più di offrire un accesso semplificato, di riunire tutti i differenti programmi, i differenti strumenti finanziari in un unico recipiente, e si è aumentata e facilitata l'accessibilità da parte di alcuni enti. Primo fra tutti le piccole e medie imprese, che nel settimo programma quadro erano, si può dire, quasi completamente escluse. Chi ha potuto partecipare a Horizon 2020, scusate, sì, è dominio comune che avere le slide inzeppate è una cosa brutta che non si leggono. Infatti, io qui non ci tengo proprio che nessuno le legga. E quello che mi importa qui comunicare è che Horizon 2020, come re dei finanziamenti diretti, ci sono almeno tre categorie che possono partecipare. Sono gli stati membri, Member State, vedete MS, sono 27 dopo appunto il 31-12 dell'anno scorso, quando c'è stata la Brexit, ma anche i 22 OCT, Overseas Countries and Territories, che sono sempre legati agli stati membri dell'Unione Europea. Ci sono i posti che sono magnifici, perché c'è Anguilla, Aruba, Bermuda, ma anche i territori British Arctic Territory, British Indian Ocean Territory, le British Virgin Islands, sono comunque parte dell'Unione Europea. In alcuni di questi paesi c'è l'euro, per cui figurarsi se non possono partecipare a pieno titolo ai fondi Horizon. Poi ci sono gli Associated Countries, che dal 2017 sono stati questi 16: l'Islanda, la Norvegia, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Serbia, la Turchia, Israele, la Moldavia, la Svizzera, le Isole Faroe, l'Ucraina, la Tunisia, la Georgia e l'Armenia.
Mi è piaciuto dirle tutte perché poi vedremo anche delle statistiche su questi paesi. Considerate che adesso gli accordi di associazione in Horizon Europe sono ancora in corso di svolgimento. Adesso soltanto due paesi sono a pieno titolo Associated Countries. È chiaro che poi i 16 di Horizon 2020 saranno anche in Horizon Europe, però formalmente l'accordo bilaterale tra paesi associati e l'Unione e la Commissione europea, l'Unione europea ancora non è entrato in forza per tutti. Un'altra categoria ed è la terza di soggetti che sono sempre o quasi sempre, a meno che una call for proposal non lo vieti in maniera specifica, sono sempre elegibili a partecipare a finanziamenti con fondi Horizon. Questo lo dico a pieno titolo perché vale anche per Horizon Europe, sono questi 130 paesi in via di sviluppo. Che vanno dall'Afghanistan, dalla A alla Z, dall'Afghanistan fino allo Zimbabwe. Non andiamo a leggerceli tutti, chi vuole prendersi la briga sono appunto segnati in questa affollata slide. Dei blocchi, dei pilastri, dei pillars di Horizon 2020 abbiamo già detto, vediamo quali erano perché poi faremo un'analisi comparativa con i blocchi, i pillars di Horizon Europe, che sono un po' diversi, ovvero il primo, la leadership industriale, adesso è in qualche modo venuto meno, non è che è scomparso, ma diciamo c'è stato un rimescolamento di carte. Mentre gli altri due, eccellenza scientifica e sfide per la società, sono attualmente anche in Horizon Europe due pilastri e vedremo poi meglio come. In questa, diciamo, struttura, grafica del programma, di questo programma di programmi, perché è un programma quadro, vedete che ci sono anche sei azioni, cross-cutting, come si dice in inglese, ci sono sei programmi trasversali. Questo era nel passato. Il primo e più importante è stato raggruppato nel 2018, è la European Innovation Council, l'EIC, di cui sentirete parlare, e anche importante l'European Institute for Innovation and Technology, che adesso è confluito. Questi due sono confluiti nei pilastri, in Horizon Europe, ma lo vedremo meglio. C'erano anche delle linee trasversali che sono rimaste anche adesso, come per esempio Spreading Excellence and Widening the Participation, che sono tuttora appunto presenti. E poi separatamente c'erano Joint Research Center, Science with and for Society e l'Euratom, che adesso è confluito anch'esso in un pilastro. Andiamo molto veloce, anche perché parliamo del passato. Questi sono i programmi all'interno dei tre pilastri e guardiamo soltanto le sfide per la società, che è il pilastro che devo dire da europrogettista è quello che a me piace di più, è quello che io diciamo frequento di più. Ogni progetto, su 10 progetti che presento, 9 sono dedicati alle sfide per la società. Ma guardate, insomma, è facile vedere quali sono gli argomenti che sono fondamentali. Health Demography, Demographic Change and Well-being, Food Security, Sustainable Agriculture, Maritime and Maritime Research and Bioeconomy. Vedete, sono davvero le sfide importanti. Guardate il numero 5, Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials. Questo finanziare ricerca e innovazione in questo pilastro è davvero una cosa di assoluto pregio per quanto riguarda un finanziamento comunitario. Riguardiamo i colori dei tre pilastri, vedete quello rosso dell'eccellenza scientifica è il 31%, è stato il 31% dei 78,6 miliardi, la leadership industriale il 22% e le sfide per la società è quello più corposo, tuttora è così, lo vedremo appunto di nuovo quando parleremo di Horizon Europe. Il 39% sfide per la società. Il complemento a 100, ovvero questo 8%, sono le sei bastoni, le sei cross-cutting action che abbiamo visto prima. Adesso vediamo un po' di statistiche. Vediamo che cosa ha significato Horizon Europe, scusatemi, Horizon 2020 in tutto il settennato.
Vedete, questi sono dati che sono aggiornati al gennaio del 2021. Questo perché appunto Horizon 2020 ufficialmente si è concluso nel 2020, ma per esempio a gennaio del 2021 ci sono state 20 call for proposal di Horizon 2020 per 1 miliardo di euro sul lo European Green Deal. Per cui tanto per dire che non è per niente finito nel 2020, Horizon 2020. Vedete che cosa ha significato a livello europeo? Una cifra, sono cifre queste che vi sto per dire che sono impressionanti. Sono stati spesi, non impegnati. Ricordatevi che il budget totale, vi avevo detto, era 78,6 miliardi. Di questi 78,6 a gennaio ne sono stati spesi 61.300. 38 in progetti. Sono stati firmate convenzioni di finanziamento pari a 31.797 per un ammontare di 160.837 partecipanti beneficiari di finanziamenti. Un success rate del 11,86%, cioè su la percentuale di progetti presentati, quelli finanziati, proposte eleggibili sono state presentate 261.140, vedete una cosa mostruosa, la differenza tra i progetti eligible proposal e il signed grant, sono il fatto che appunto questi progetti sono stati scartati perché o non hanno raggiunto la soglia di punteggio o perché erano anche finiti i finanziamenti. Mentre i progetti di application totali, guardate, quasi 1.928.000 progetti presentati. Anche quest'ultimo circoletto è importante considerare perché vedete, ben 38.285 persone sono state chiamate a valutare progetti. Questi sono gli esperti coinvolti. Ecco, già da qui capiamo che il complemento a 76 miliardi, a 78,6 miliardi che manca da questo 61 sono proprio le spese di funzionamento, di gestione. Voi sapete che il ruolo degli esperti esterni della Commissione europea, di cui appunto come Francesco anticipava, anch'io faccio parte, ma come capita spesso a chi fa il mio lavoro, il progetto viene valutato prima da una terna, non abbiamo tempo di parlare di come vengono valutati e selezionati i progetti eligible for funding, però possiamo sicuramente dire che una volta valutato, una volta firmato la convenzione di finanziamento, la Commissione europea ha sempre una terna di valutatori che seguono, accompagnano il progetto come verifiche intermedie della qualità e della capacità tecnica del progetto stesso fino alla conclusione del progetto. Per cui appunto sono pagati questi esperti per fare le pulci, in qualche modo per valutare come sono stati spesi i soldi dell'Unione europea, oltre alla rendicontazione. Guardate, adesso vi faccio vedere la stessa slide, ma a livello paese, soltanto italiano. Vedete, prima nella cartina geografica c'era l'Europa, adesso c'è solo l'Italia. Bene, di quelli 61 miliardi spesi, 5 miliardi e 14 sono arrivati, sono atterrati in Italia. Chapeau, direi. In Italia sono state firmate 7.221 convenzioni di finanziamento per un totale di 15.492 partecipanti. Il success rate è assolutamente in linea con quello europeo, un pochino più alto. Le proposte eleggibili presentate 58.000 e le applicazioni, i progetti totali 101.000. Per cui il 10% del quasi milione presentato, e anche questo poi li compariamo, questi dati. E vedete, lì in Italia ben 4 320 persone hanno valutato e accompagnato. Dati. Scusate, abbiamo dei problemi. Alessio, ecco, adesso avevo perso la connessione, adesso però ho riacceso webcam e microfono. È tutto a posto?
Sì, adesso lo è, prego, Ok, puoi continuare. grazie. Allora, stavo dicendo, spero che non si sia perso, la terza slide è sempre gli stessi dati, però a livello di, scusate, qui sono ancora, mi è ritornata la slide precedente, rimettiamo la terza slide, che è sempre gli stessi dati, ma per tutti e 16 gli associated countries. E vediamo che l'Italia ha preso quasi quanto tutti e 16 gli associated countries che abbiamo citato prima. Per cui un altro modo per dire l'Italia è assolutamente ai primi posti. Ma che significa essere ai primi posti? Vediamolo per bene. Per numero di progetti presentati sul totale nel settennato 14-20, l'Italia è al terzo posto. Su 28 paesi, perché c'era ancora UK, che vedete che è ben al secondo posto, con buona pace per loro con la Brexit, che queste risorse se le sono perse. Andiamo avanti e vediamo, sempre per parlare di key figures in Italy, scusate, in Italia, e chi sono come è spartita, diciamo, questa torta di finanziamenti. Vedete, la percentuale più importante sono le aziende private, seguite subito dalle università, 32%. Sono piccolissimi numeri, spero che si vedano. Poi ci sono gli istituti di ricerca che non sono università, ovviamente, ma sono sempre sia pubblici che privati. Poi questo è il dato che parlando in un corso IFEL fa veramente è una pugnalata nel costato. Public body, vedete, ovviamente escluse i centri di ricerca, è una parte veramente mi minimale. Questo significa che gli enti locali in Italia non accedono quasi per niente ai fondi Horizon, e questa è una cosa che io personalmente voglio combattere con tutte le mie forze. E sono con Teodosio Gallotta che mancano i comuni, vi darò degli esempi molto importanti. Nella terza lezione abbiamo detto che ne parleremo di testimonianze, ma già parlando di progetti, io vi dirò che cosa mi è successo in progetti che ho presentato con enti locali. Andiamo avanti e vediamo, come si diceva prima, perché il Lazio è quello che prende più finanziamenti europei, perché queste sono la classifica di chi ha preso più finanziamenti Horizon Europe. Ovviamente non sorprende il Consiglio Nazionale delle Ricerche al primo posto, potrebbe sorprendere il Politecnico di Milano al secondo, l'Alma Mater, l'Università di Bologna al terzo, e via via vedete l'Istituto Europeo per la Tecnologia ci sta tutto, ma Leonardo, che è la prima pezza in meccanica, come è ben noto, e vedete al quinto posto, è la prima grande azienda. Ma c'è poi Politecnico di Torino, scusatemi, La Sapienza, per me che insegno nel Master di Europrogettazione e Professioni Europee della Sapienza, questo è comunque motivo di orgoglio, e via via tutte queste entità che vedete, potete leggere tranquillamente sulla slide. Non ho ancora detto però l'Italia che cosa significa la posizione, qual è la posizione italiana a livello dei 28 paesi. Eccola qua. Vedete questo istogramma? Siamo quinti su i 28 paesi, per cui siamo nell'Olimpo, non siamo nel podio, ma l'Italia è un paese eccellente per quanto riguarda la presentazione di progetti Horizon 2020. Vediamo quali sono avanti a noi c'è la Germania, che è sempre il primo posto, United Kingdom, saluti, arrivederci e grazie sempre, la Francia, la Spagna su tanti domini di Horizon ce la siamo giocata fortemente, proprio siamo quasi a un'incollatura, no? E poi ci siamo noi e lasciamo indietro paesi come l'Olanda, il Belgio, la Svezia. La Svezia l'ho sottolineata in rosso e poi vedremo perché. L'Austria, la Danimarca, la Grecia, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Vediamo, questi va bene, andiamo velocissimo. Questi sono i temi top presentati da organizzazioni italiane. Vedete che sono le Marie Curie, le Marie Slodowska Curie Action. Sono il primo e qui avete poi tutti i diversi programmi a seconda dei pilastri e delle azioni trasversali di cui abbiamo parlato.
C'è da dire che c'è un'altra statistica. L'Italia è comunque considerata come, a livello di innovazione, come un moderate innovator. E questo un po' quasi sembrerebbe confliggere col dato che siamo quinti. E un po' questo succede. Ma perché siamo considerati moderate innovator? Perché il nostro paese investe l'1,4% in ricerca e innovazione sul PIL, che è assolutamente un numero basso. Noi siamo i dodicesimi su 28 come innovatori. Vedete, questo è il numero dei patent, dei brevetti presentati dall'Italia, e questo è il numero delle pubbliche, la percentuale delle pubblicazioni. E questo fa sì che noi siamo nel ranking come moderati innovatori. Questo è la classifica. Vi dicevo prima, la Svezia, che abbiamo lasciato dietro come come livello, come paese, come percettore di finanziamenti Horizon 2020, la Svezia è ha il primo posto, è il primo dei 12 avanti a noi, degli 11 avanti a noi. Vedete, scoccia un po' a vedere che c'è anche l'Ungheria, no? Davanti a noi come livello di innovazione. Però per dire sempre che appunto noi siamo un importante drenatore di progetti, di fondi europei diretti. Ricordate che Horizon 2020, così come Horizon Europe, parliamo del re dei progetti, dei finanziamenti diretti. Ricapitolando, possiamo dire che appunto 7.220 organizzazioni sono state finanziate. E di queste 7.200, 3.700 erano coordinatori, coordinating partner. Abbiamo preso 5,2 miliardi sui 61 spesi, per cui abbiamo preso poco meno di tutti e 16, come abbiamo visto, i paesi associati nel loro complesso. In termini assoluti, l'8,3 di quanto assegnato all'intero programma nel settennato è arrivato in Italia, e questo è veramente un numero molto importante. E come abbiamo visto, siamo il quinto stato per contributo finanziario e il quarto per numero di partecipazioni. Cosa rimane ancora di Horizon 2020? Appunto, dei 78 e 6, abbiamo visto nella prima slide come le statistiche che sono stati spesi ma non impegnati. Impegnati sono stati tutti i fondi a disposizione, sono stati spesi 61 miliardi, i 17 sono, l'abbiamo già detto, per i progetti che sono ancora in corso. Come vi ho già anticipato, alcuni progetti finiranno nel 2026, questo perché mediamente un progetto Horizon 2020 era di 36 mesi, di 3 anni, però nell'ultima call, quella di gennaio, i cui progetti stanno per partire adesso, a fine 21, qualcuno durerà anche 5 anni, perché hanno esteso e hanno est anche il finanziamento pro progetto è stato aumentato in quella call per fare da bridge con Horizon Europe, per cui alcuni progetti Horizon 2020 finiranno addirittura nel 26. Io sto attualmente lavorando a un progetto, si chiama Desido, che finirà nel 24. Le ultime tre call, le ho già detto, sono state in settembre, e il resto, insomma, l'abbiamo già detto. Ok, terminiamo questa necessaria disamina di Horizon 2020 e passiamo a Horizon Europe. A Horizon Europe è il presente, appunto. Sono già la programmazione 21-22, sono già usciti i work program, sono usciti soltanto a giugno, nella tarda primavera di quest'anno, anche se comunque, insomma, ci stiamo lavorando già da un pochino. Vediamo che la visione base di Horizon Europe, il fulcro è il clima, gli SDG delle Nazioni Unite, i Sustainable Development Goals, sono la parte più importante, la preoccupazione più importante dell'Unione Europea. Il climate change, le dichiarazioni della Presidente von der Leyen sul Green Deal e i goal del Green Deal, la neutralità climatica nel 2050, sono degli esempi importanti, per cui possiamo ben dire che la lotta contro i cambiamenti è il 35% di questi qua, 95,5 miliardi a disposizione del settennato.
Ovviamente un altro sempre importante obiettivo, come abbiamo visto in Horizon 2020, è sempre migliorare la competitività e la crescita dell'Unione Europea. E diamogli un po', circoscriviamo questa affermazione, perché ciò accade. Vediamo quali sono i punti di forza e i punti di debolezza. Beh, come punto di forza noi siamo il 7% della popolazione mondiale. E sul 7% della popolazione mondiale siamo il 20% in ricerca e sviluppo a livello planetario, scusatemi, tant'è vero che il 33% di tutte le pubblicazioni scientifiche ad alto livello sono europee. Questi sono descritti da queste istogrammini curvi in questo grafico. Però ci sono anche delle debolezze. L'Unione Europea non riesce a trasformare la sua leadership nella scienza in leadership nell'innovazione, nello sfruttamento commerciale dell'innovazione. E questo accade sempre perché a livello global di questa volta 27 paesi, noi spendiamo l'1,3% del PIL dell'Unione Europea in ricerca e sviluppo. Vedete che viceversa gli Stati Uniti spendono il 2, il Giappone il 2,6 e la Corea addirittura il 3,3% investono in ricerca, per cui questo è sicuramente un punto di debolezza e Horizon Europe è qui apposta per invertire questa tendenza. Molto rapidamente, perché il tempo ancora abbiamo un quarto d'oretta rimasto, vediamo la genesi. Diciamo che Horizon Europe ha una data, un punto di partenza, che è il 7 giugno del 2018. Ricordate che è partito a gennaio 21. Vedete, ci sono già 3 anni che si discute, si progetta, si programma il programma quadro Horizon Europe. C'era ancora come presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che fece appunto in questa data, il 7 giugno 2018, la prima proposta di Horizon Europe con una dotazione di 83,4 miliardi a prezzi costanti con 2018 base, ma che sarebbero già 94 e 100 in prezzi correnti. Eravamo in un altro pianeta, quasi non c'era stata la pandemia, eccetera, eccetera. Ma andiamo per gradi. Un'altra negoziazione importante è stata quella del 19 marzo del 19, quando c'è stato questo accordo, primo accordo provvisorio su Horizon Europe, presentato approvato con richieste comunque di modifiche dalla Commissione al Parlamento europeo. E poi il 17 aprile, un'altra data del 19, un'altra data importantissima, un mese dopo la formalizzazione del primo accordo politico, è stata l'ultima seduta della passata legislatura del Parlamento europeo, perché ricordiamo che poi a maggio c'è stato l'insediamento del nuovo Parlamento europeo. Ma prima di ciò c'è stato il vertice di Sibiu in Romania, dove sono state messe a fuoco i paletti strategici, gli obiettivi strategici di Horizon Europe in questa agenda che è stata creata fino al 2024. E qui si è già cominciato a parlare di come gestire l'innovazione, quella che viene detta in inglese disruptive, l'innovazione dirompente, l'innovazione pionieristica. Come gestirla nel programma, con quali strumenti a supporto, come gestire le sfide economiche e sociali, la transizione ecologica, creando appunto, poi lo vedremo, un pilastro dedicato, ma si è cominciato a parlare anche della programmazione del programma per missioni. Esempi di missioni sono appunto ridurre le emissioni nocive, la quantità di plastica negli oceani, la lotta contro il cancro, eccetera, eccetera. Parleremo benissimo tra un poco delle missioni, perché veramente l'ispirazione del programma sono proprio le missioni. Andiamo avanti. Il 13 di maggio del 19 sono stati pubblicati i bandi per fare proprio i mission board, cioè i board per definire queste 5 missioni,
Il 24 di settembre del 19 c'è stato il nuovo Implementation Strategy, cioè le modalità operative, la definizione della prima stesura delle modalità operative del programma e la ridefinizione del Model Grant Agreement, che è importante considerare che il Model Grant Agreement è sempre più un unicum per tutti i finanziamenti diretti, cioè senza avere delle specificità, così come l'importanza della programmazione 21-27 è che l'accesso ai fondi diretti è sempre più incanalato via il Funding and Tender Opportunity Portal, con regole che sono sempre più quanto possibile le stesse per tutti i programmi, mentre prima c'erano nella passata programmazione, per esempio, presentare un progetto Horizon era completamente diverso da presentare un progetto Erasmus+. Adesso si usa sempre il portal e la metodica, diciamo, la metodologia di presentazione di una proposta, lo vedremo meglio nella lezione prossima, è quanto più unificata, sicuramente per questi due programmi, ma anche per tutti gli altri. Altre dati importanti, me la ricordo, io stavo in un convegno del Camera di Commercio in Piazza della Pietra a Roma il 20 febbraio del 2020, quando c'è stato il famoso Consiglio europeo straordinario per risolvere i problemi e non si arrivò a un accordo politico sul quadro finanziario pluriennale, il bilancio del settennato 21-27. Mi ricordo lo scoraggiamento totale e non c'era ancora il Covid, perché di lì, ovvero c'era ancora, ma noi non ne avevamo contezza. Per cui questo ha fatto sì che il 27 maggio, in pieno Covid, noi abbiamo avuto questa prima fondamentale proposta della Commissione europea del quadro finanziario pluriennale, quello che trovate anche come MFF in inglese, Multi-Annual Financial. Scusate, Multi-Annual Financial Facility, da 1.850 miliardi per il settennato 21-27 e la nascita del famoso Recovery Plan Next Generation EU con 750 miliardi aggiuntivi, di cui Horizon Europe e altri 9 programmi hanno beneficiato perché c'è stato un incremento della dotazione finanziaria che al netto dell'attualizzazione era passata a 89 miliardi, 80,9 con 13 miliardi in più. Il 21 luglio c'è stato l'accordo politico, lo ricorderete, stiamo parlando di non tanto tempo fa, i paesi frugali, eccetera, eccetera. Anche qui comunque c'è stata una riduzione, un aggiustamento. Rispetto alla proposta della Ursula von der Leyen. E il 10 novembre, meno di un anno fa, quando finalmente è stato trovato l'accordo politico, che è andato poi siglato. Devo fare una piccola cosa, forse mi scuso con forse dei 273 collegati adesso, forse quasi tutti lo sanno, ma è fondamentale analizzare il trilogo, cioè come vengono prese le decisioni. Abbiamo parlato delle proposte di Horizon Europe fatte già da ancora da Jean-Paul Juncker nel 2018, per cui la Commissione europea, che è la voce dell'Unione europea, fa le proposte vengono discusse prima di essere approvate sia dal Parlamento europeo, che è la voce dei cittadini, che dal Consiglio d'Europa, il Consiglio europeo. Attenzione, non confondiamolo col Consiglio il Consiglio europeo o Consiglio dell'Unione europea. Non è da confondere con il Consiglio dei Paesi europei, perché è un'altra entità che non è neanche una delle tre istituzioni europee. Il Consiglio dei Paesi dell'Unione Europea conta 47 membri. Dicevo, Parlamento europeo e Consiglio europeo discutono la proposta e poi l'approvazione finale avviene nel Parlamento europeo. Arriviamo direttamente a Horizon Europe. È comunque il più ambizioso programma dell'Unione Europea in termini di sfide e anche di dotazione economica. Mai sono stati investiti 95,5 miliardi attualizzati a oggi.
I tre mantra, diciamo, sono rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione Europea e la European Research Area, migliorare la capacità innovativa e la competitività e l'occupazione dell'Unione Europea e conseguire obiettivi prioritari per i cittadini e sostenere il modello socio-economico dei nostri valori. Questa affermazione sembrerebbe quasi vuota, ma è importante considerare che legittima proprio la programmazione per missione di cui andiamo a parlare. Scusate, mi faccio un attimo un giro perché io mi sto perdendo un sacco di domande. Mamma mia, scusatemi tanto. Io ho preso, perché abbiamo pochissimo tempo. Vediamo, c'era Marco Mancini, torna alla domanda. Quando sarà possibile attivare, fino a quando sarà possibile attivare il fondo PON 1420? Questa è una decisione politica. L'europrogettista può rispondere soltanto fino a quando sarà possibile impegnare risorse, però non, in realtà non. È molto difficile dare una risposta tecnica. Tecnicamente la possibilità è sempre aperta, ma vedete, poi ha risposto forse meglio di me il dottor Monaco, la regola è mettere la spesa e può essere certificata entro il 31 dicembre del 23. Daniel Cabrini, comuni piccoli hanno anche poco tempo e risorse umane per fare progettazione. Spesso manca una visione dell'amministrazione legata ai sussidi e ai metodi di raccolta per fondi e progetti. Questa è purtroppo una verità. Io ho fatto un progetto recentemente con un piccolo comune in Sicilia che si chiama Sambuca di Sicilia, di quale vi parlerò la prossima volta. E il sindaco ha fatto questo progetto e dice: ma io non so, non avevo neanche idea che l'Unione Europea finanziasse queste cose. E capisco che l'essere presi, strozzati dal gestire l'ordinaria amministrazione spesso crea qualche problema. Ne riparliamo di questa cosa. Nicola Antonio Ferramagno, ma perché non si associano, si gestiscono, non misurano con risparmi sui costi? Questa non lo è una, quasi, non è una domanda, diciamo, fa parte è quasi una chat, una discussione. Se non seguire queste cose, tu mi hai messo certo, questo è verissimo, sono d'accordo con il dottor Carlo Magno, però è un discorso molto complicato, molto, molto difficile. Ci vorrebbe forse un dibattito più che un corso per affrontare questo tema. Ok, andiamo avanti. La transizione, cioè come si arriva da Horizon 2020 a Horizon Europe, parte dalle lezioni che sono state apprese. C'è stata un interim evaluation, di una valutazione intermedia di Horizon 2020, che ha detto: ok, bisogna sostenere la disruptive innovation, l'abbiamo già detto, moltiplicare l'impatto del programma, per cui si è cominciato per questo a parlare di un approccio orientato alle missioni e ma un maggior coinvolgimento dei cittadini. Ricordatemi che ci sono le politiche europee top-down, ma anche la voce dei cittadini bottom-up, che è la cosa più importante. Perché non progettare un programma quadro per finanziare ricerca e innovazione sentendo sempre di più i cittadini? È sicuramente il modo per risolvere i problemi che ci sono, cioè da chi ha le mani in pasta. Vedete anche qui intensificare la cooperazione internazionale, rafforzare l'apertura, razionalizzare il panorama dei finanziamenti, anche questo è stato fatto, anche della gestione dei finanziamenti tramite le agenzie e incoraggiare la partecipazione. La cosa più importante di cui arriviamo a parlare è delle missioni, perché le missioni sono, a me piace definirle proprio come il timone di Horizon Europe, sono proprio le strategie guida, diciamo. Una strategia è una cosa che si condivide dall'alto, mentre le missioni, a differenza di una strategia, hanno questa forte componente che proviene dal basso, perché si sentono proprio i cittadini. Questo significa che bisogna raggiungere degli obiettivi che sono stimolanti, ma nello stesso tempo misurabili. Questo è l'approccio per missione. E si vuole, vedete, lo leggiamo insieme, dare soluzioni ad alcune tra le principali sfide affrontate dai cittadini europei.
sentendoli proprio, sono proprio la caratteristica fondamentale. Diciamo che per aver successo le missioni devono essere comprese, condivise, coprogettate con i cittadini. E se non si usa un approccio di co-creation, le missioni possono essere rimanere vaghe. Una missione l'uomo sulla Luna, no? Per esempio, per dire che in qualche modo è sicuramente misurabile, è sicuramente condivisibile, ma ha una porta degli effetti che sono, diciamo, di un certo tipo. Francesco, ti sei collegato per dirmi che stiamo per finire? Io non posso sfurare 10 minutini? Guarda che è chiuso il microfono, forse. I colleghi abbiano altri impegni, quindi forse ci consentano 5 minuti di sforamento, ma non di più. Ok, 5 minuti, questo significa che non riuscirò a parlare dei tre modelli macroeconomici, ma li riprendo alla prossima puntata, il 19. Termino davvero in 5 minuti, allora mi scuso se mi sono un po' dilungato. Volevo soltanto, ma molto rapidamente, vedere la base scientifica della programmazione per missioni di Horizon Europe. È importante il Lamy, Pascal Lamy, un economista francese, il Lamy Report, lo leggiamo insieme. Progettare un programma di ricerca e innovazione con maggiore impatto, adottare un approccio orientato alla missione e incentrato sull'impatto per affrontare sfide globali. Qua vi provoco perché qualcuno di voi sicuramente ne sa di queste cose. Se io vi parlo di GOPP o di OOPP, Goal Object Project Planning, oppure Project Planning, sono metodiche che esistono dagli anni 90, praticamente si sono Object Oriented Project Planning, scusate, mi ero dimenticato una O. Sono delle metodiche che non sono niente di nuovo, si è però pensato proprio per catturare meglio la volontà del cittadino di programmare Horizon Europe seguendo le missioni. Noi italiani ci abbiamo messo del nostro forte, perché oltre alla Lamy Report nel 18 sono usciti fuori anche due report della professoressa Mazzuccato, dove si è appunto parlato di basare l'approccio bottom-up, e vedete qui ci sono alcuni esempi di missioni, 100 città carbon neutral entro il 2030, un oceano plastic free magari, non abbiamo messo la data perché ci sono problemi ciclopici, ma anche diminuire il peso della demenza. E poi c'è una grossa questione su come coinvolgere i cittadini, e questo parla il secondo Mazzucato Report. Vi ho messo anche il QR code per cui si è rintracciabile anche il link per andarsi a leggere. È molto interessante e aiuta a capire proprio tutta la struttura, tutta l'impalcatura di Horizon Europe. Diciamo subito cosa non sono le missioni, non sono dei programmi all'interno del programma quadro chiamato Horizon Europe, non sono dei partenariati di ricerca e innovazione, non sono i focus area come avveniva su Horizon 2020, ovviamente non sono progetti su singoli topic e non sono neanche i cosiddetti cluster che poi analizzeremo della struttura del secondo pillar di Horizon Europe. È una cosa che ha una sua specifica valenza e, ribadiamo, proprio serve per coprogettare insieme ai cittadini dell'Unione Europea le sfide da affrontare in termini di ricerca e di innovazione e di sviluppo. Queste sono le cinque mission area, le aree di missioni che sono state definite. L'adattamento al cambiamento climatico, includendo anche la trasformazione sociale, che è una delle policy di alto livello dell'Unione Europea, Healthy Ocean Seas, Coastal and Inland Waters, Climate Neutral and Smart Cities è la quarta area, e Soil è la terza area, scusate, Soil Health and Food è la quarta, e la lotta al cancro è la quinta missione. Terminiamo davvero dicendo chi sono i chairman di queste mission area, di cui abbiamo anche un nome italiano. Queste sono le stesse
la stessa struttura delle cinque missioni, quello italiano è il professor Walter Ricciardi, già consulente del Comitato Tecnico Scientifico dei governi Conte. Vedete che Pascal Lamy, l'autore della Mi Report che ho citato prima, è comunque è il chairman della Mission Board sugli oceani e le acque pulite. Qualcuno ha fatto qualche piccolo, come dire, osservazione sulla parità di genere. Vedete che sulle cinque mission area ci sono tre maschietti e due femminucce, però insomma raccogliamo questa polemica, ma la lasciamo qui com'è. Ho detto che mi fermo qui, ho impiegato 3 minuti in più. La prossima volta parleremo della misura dell'impatto economico di Horizon Europe e lo faremo con questi tre modelli macroeconomici di cui ho accennato, Nimesis, Quest e Romolo, che hanno diverse carature. Nemesis ha un plateau di parametri e variabili sociali molto importante. Quest, fra l'altro, è stato anche usato nel PNRR di cui il dottor Monaco parlava, ma nella seconda versione, perché io sul PNRR ho lavorato da quando è uscito, perché sono stato professionalmente coinvolto per fare delle schede del PNRR, per cui ho fatto anche una bella analisi che, se vi interessa, ne potremo parlare, tra un raffronto tra il secondo pillar di Horizon Europe e le 6 aree del PNRR, con un raffronto molto specifico, e anche perché poi io sto già preparandomi sulla rendicontazione dei progetti del PNRR, altra cosa della quale ancora troppo poco forse si parla. Ultima notazione su Romolo. Romolo invece. Abbiamo perso. Sì, Francesco, vedo che Vanni, il professoressa, insomma, si è bloccato. Nel mentre aspettiamo un suo ritorno, volevo ricordare, Francesco, il prossimo incontro che avverrà il 19 ottobre prossimo. Ci scusiamo già adesso per il fatto che abbiamo problemi sul sito, un problema di programmazione, un problema di appunto sulla rete del nostro sito. Quanto prima dovrebbe tornare tutto in funzione, e a quel punto manderemo la comunicazione relativa appunto alla seconda parte del webinar con il professor Vanni Ressa. E soltanto questa comunicazione a tutti quanti, permesso, perché purtroppo per il momento ancora non è accessibile il nostro sito. Io non rubo altro tempo, ridò la linea al professor Ressa per le conclusioni finali. Se Vanni vuole con una battuta, però davvero siamo fuori tempo massimo. Non so se volevi chiudere con una battuta, purtroppo il collegamento stamattina è stato un po', diciamo, difficoltoso, e comunque il tempo è finito. L'ultima battuta che ci tengo a fare sono le scuse a quelli che hanno scritto sulla chat board delle domande. Io non me li sono filati, me ne scuso. Non ti scusare, perché noi adesso provvederemo ad inviarti le domande che sono state formulate, in modo che tu il 19 potrai riprendere queste domande, potrai dare delle risposte. Io vorrei ringraziarti per, diciamo, il tempo è fuggito, ci hai detto tante cose. Ti vorrei ringraziare per questa prima giornata, c'è stata un'attenzione molto alta da parte dei nostri partecipanti, che ringrazio. Sono state dette tante cose interessanti, ci ritorneremo. Se mi permettete un commento sulla capacità dei comuni, la capacità progettuale dei comuni e del paese a spendere queste risorse, tu ci hai fatto vedere anche la differenza che c'è fra, come dire, il numero di progetti che l'Italia presenta a valere su questo programma, e il grado di attuazione dei fondi indiretti. Preciso che ad oggi, ultimo dato su Cohesion Data al 30 giugno, noi siamo sui fondi diretti ad un tasso di certificato del 53%, quindi con una programmazione che di fatto si è chiusa. Abbiamo tempo fino al 2023, abbiamo speso un po' di più della metà degli 87 miliardi di euro. L'altra cosa che volevo notare, sempre riguardo a questa capacità di progettare e di programmare, che nei prossimi 3 anni
Noi ci troviamo in un crocevia come paese molto complicato perché abbiamo da assorbire un po' meno della metà del ciclo 14-20, come abbiamo visto, abbiamo da avviare il nuovo ciclo di programmazione di cui tu ci hai parlato, sono stati appostati una quantità di risorse leggermente superiore al ciclo precedente, quindi anche in questo caso superiamo abbondantemente gli 80 miliardi di euro. Abbiamo da avviare ed impegnare una parte consistente delle risorse del PNRR e poi ci sono le opportunità dei fondi diretti. Quindi la capacità dei comuni, noi ci occupiamo di comuni, di organizzarsi rispetto a tutti questi adempimenti e a queste opportunità è fondamentale. Quindi io credo che con il prossimo appuntamento che sarà mirato, completerai il quadro che ci hai fatto, sarà mirato sul ciclo, cosiddetto ciclo di progetto, per capire anche per un piccolo comune, ci sono anche delle domande, come ci si può organizzare per gestire questa mole di opportunità che insomma ci piovono un po' sulla testa. E poi con l'ultimo incontro in cui cercheremo di animare una discussione con qualche testimone, proviamo a dare un piccolissimo contributo per risolvere questo problema che è importante per il Paese perché migliorare la capacità di programmazione, attuazione, progettazione di questi interventi è fondamentale per, diciamo, uscire dalla crisi della pandemia. Quindi grazie ancora Vanni per questa comunicazione molto ricca. Volevo anche dire che le slide restano a disposizione e dare appuntamento appunto al 19 prossimo ottobre con la seconda puntata con il nostro professor Vanni Resta. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie Francesco e grazie professoressa. Alla settimana prossima, arrivederci.